Buonasera, emergenza migranti fra Europa e Balcani. Il nodo del processo di integrazione europea dei Balcani occidentali è quello delle nuove politiche in materia di migranti in Europa. Questo è il tema dell'odierna puntata di Meridiani che affronteremo per fare il punto su un argomento che sta tornando prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica, emergendo sulla scena politica e sociale. Un'occasione per discutere del difficile processo di integrazione europea dei Balcani occidentali e riflettere sulle urgenze, i nodi ancora aperti della questione migranti in Europa, così come su quelli più ampi dell'accoglimento e dell'integrazione dei migranti nelle società in cui viviamo. Ma passiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Giorgio Perini, presidente del Centro Studi Economici e Sociali Dialoghi Europei di Trieste, già esperto distaccato alla Commissione Europea presso la Direzione Generale Concorrenza. Buonasera. Buonasera. Fabio Spitaleri, docente di diritto europeo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste. Buonasera. Buonasera a tutti. Drago Kraljevic, sociologo, politologo, analista di BUIE, già deputato al Sabor ed ex ambasciatore croato a Roma. Buonasera. Buonasera. Matteo Iskra, operatore del Consorzio Italiano di Solidarietà e coordinatore dell'ufficio Rifugiati Onlus di Trieste. Buonasera. Buonasera. Abbiamo in collegamento online, inoltre, il professor Giuseppe Pascale, docente di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Ateneo di Trieste. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. E Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico all'Università di Udine, presidente dell'Associazione Historia, gruppo studi storici e sociali di Pordenone, coordinatore del Limes Club di Pordenone, Udine e Venezia. Buonasera. Buonasera, buonasera e grazie dell'invito. Ecco, io direi, prima di aprire il dibattito, chiederei alla regia di mandare in onda un servizio realizzato dalla collega Claudia Raspolic relativo alla conferenza nazionale sui Balcani occidentali tenutasi recentemente a Trieste. Vediamo. L'allargamento dell'Unione Europea verso i Balcani è una delle priorità della diplomazia e l'Italia deve avere un ruolo cruciale in più settori, nell'economia in primis. Questo è il filo conduttore della conferenza ospitata da Trieste. In questo momento le urgenze quali sono? L'urgenza è innanzitutto garantire la stabilità della regione, trovare un accordo tra Serbia e Kosovo, affrontare la questione migrazioni, perché il corridoio dei Balcani è ancora un corridoio troppo frequentato anche da immigranti illegali. Terzo punto è quello di sviluppare una presenza europea con i paesi che già sono parte dell'Unione Europea, ma accogliendo anche altri paesi, in un'area che non deve diventare area di influenza di altre realtà extraeuropee. Una regione dagli equilibri fragili, ma dalle numerose possibilità di crescita. È importante non solo continuare questo flusso di esportazione, siamo oltre 14 miliardi e il 2,8% del nostro export in tutta l'area dei Balcani, compresa la Slovenia, naturalmente la Croazia, che non sono oggi focus di questo incontro, ma sono due paesi fondamentali. Tra gli esempi di successo, gli investimenti in Montenegro, l'Italia è il quarto investitore. Siamo molto presenti soprattutto nel settore dell'energia grazie alla posa nel 2019 di un cavo sottomarino dalla società Terna che collega l'Italia col Montenegro e c'è la prospettiva anche di raddoppiarlo. La scelta di Trieste per questa conferenza non è casuale perché il Friuli Venezia Giulia è una regione altamente strategica per le relazioni diplomatiche, economiche, politiche tra Italia e Balcani occidentali. Rappresenta un ponte naturale e straordinario tra l'identità italiana e latina con quella dei popoli slavi e germanici a noi più vicini. Il tessuto imprenditoriale di questo territorio rappresenta inoltre un esempio vincente della capacità italiana di affermarsi nei mercati internazionali grazie al suo talento e alla sua creatività. Lo ha ribadito pure Oliver Varhili, il commissario all'allargamento, mentre il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha ricordato la conferenza del 10 gennaio scorso presso la comunità degli italiani di Fiume, dedicata all'ingresso della Croazia nello spazio Schengen. Attraversare Slovenia e Croazia senza alcun controllo ai confini, ha detto agli ospiti, è stata una grande emozione. Un passo storico che apre nuove opportunità anche all'Italia.
Ecco, Perini, voi di Dialogo Europei avete commentato anche con articoli apparsi sul giornale, sulla stampa, gli esiti e la portata della conferenza di Trieste. Cioè, può riassumere sinteticamente? Chiaroscuri, diciamo così. Sicuramente un passo avanti significativo è che quella conferenza si sia tenuta proprio a Trieste. La speranza è che si recuperi il cosiddetto spirito di Trieste emerso nel summit del 2017. Le ombre, forse già un po' la denominazione, conferenza nazionale. Ecco, se è un primo passo, molto bene, però non dobbiamo evidentemente chiuderci su un discorso economico o di relazioni del nostro paese con i Balcani occidentali, dobbiamo vedere la cosa in maniera estremamente più ampia, dobbiamo coinvolgere l'Unione Europea in questo evidentemente e parlare con la società civile dei Balcani occidentali. Ecco, Spitaleri, anche un suo commento sulla portata di questo incontro, di questa conferenza di Trieste. Quali sono ancora le lacune, i gap della politica europea nei confronti dei Balcani e qual è il ruolo che l'Italia sta cercando di giocare? Allora, quel che c'è di nuovo ed è un punto di forza, non la lacuna, è la decisione politica che si riflette anche sulla conferenza di Trieste, ma che si apre una dimensione più ampia. L'allargamento ai Balcani è tornato una priorità centrale nella politica di allargamento, con l'obiettivo dichiarato di procedere a ritmo spedito. Le lacune sono diverse. La prima è che non si può ignorare la situazione sul campo. Con grande lucidità il ministro Tajani ha individuato come prima priorità quello di stabilizzare la situazione in Kosovo, che è stata molto delicata negli scorsi mesi. Un'altra lacuna, ma più che lacuna è una difficoltà oggettiva. Allinearsi agli standard europei nei tanti campi di intervento dell'Unione e di competenza dell'Unione Europea è un qualcosa di estremamente complicato. Solo per farvi alcuni esempi, i due stati dei Balcani occidentali che sono più avanti nei negoziati e che sono Serbia e Montenegro, su un totale di 35 capitoli di negoziato sono riusciti a chiudere con l'Unione Europea solo due o tre di questi capitoli. Inoltre l'esperienza degli ultimi anni nell'Unione Europea per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto da parte di alcuni Stati membri dell'Unione Europea ha molto scottato le istituzioni ma anche l'opinione pubblica. Viene pertanto messa ora come priorità che i nuovi Stati candidati abbiano una stabilità istituzionale, un rispetto dello Stato di diritto, un livello di indipendenza della magistratura adeguato, e tutto questo non si consegue in poco tempo. C'è poi una criticità che non è una criticità degli Stati candidati all'adesione, ma una criticità dell'Unione Europea, perché se ci chiediamo tutti quando saranno pronti gli Stati dei Balcani occidentali a entrare nell'Unione Europea, dobbiamo anche chiederci quando l'Unione Europea, dal punto di vista istituzionale, sarà pronta ad accogliere questi Stati, perché è chiaro che ancora importanti settori con decisioni all'unanimità rendono molto difficile un ampliamento ulteriore dell'Unione Europea. Ecco, Drago Kraljevic, quali sono i nodi, i principali problemi di questo allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali? Sappiamo c'è il problema della Bosnia, ma soprattutto quello del rapporto Serbia-Kosovo, anche alla luce delle proteste che ci sono state pochi giorni fa al Parlamento di Belgrado. E quale ruolo può giocare e sta giocando la Croazia, che adesso è entrata nell'area Schengen e ha un ruolo di responsabilità non indifferente nel controllo dei confini esterni? Sì, come sapete la Croazia adesso fa parte dell'area di Schengen. Per la Croazia penso che questa è una grande sfida.
il Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre ha quindi approvato questo decreto dove questo acquis Schengen adesso si applica anche sulla Croazia, però spesso non si parla delle quelle difficoltà reali che esistono. Adesso parlo della Croazia. Quindi noi abbiamo soddisfatto i criteri per far entrare nell'area di Schengen, però molti non sanno cosa vuol dire più di 1000 chilometri nella frontiera Croazia-Bosnia-Herzegovina. La più grande frontiera. E dove che passa questa frontiera? Chi può dare delle garanzie, forti garanzie, per controllare questo, diciamo, questo? Poi c'è ancora 317 chilometri con la Serbia. Bon, quello con Montenegro lasciamo è piccola parte. Quindi questo è molto difficile da controllare. Quindi anche la polizia croata adesso ha rafforzato le forze, diciamo la polizia di frontiera ha fatto tanto, per questo anche siamo entrati. Però questo è un problema molto, molto delicato. Perché adesso questi sono i confini esterni di Schengen dell'Unione. E tanti immigranti, anche rifugiati tra di loro, possono arrivare in Serbia, in Bosnia, col visto normale, quindi in modo tutto legale. Però al momento, quando entrano, passano l'area di Schengen, allora si applicano le regole europee. E qui ci sono molti problemi, io non sono esperto in campo, diciamo, diritto europeo, però so benissimo che tra l'altro è molto difficile, specialmente quando si parla delle immigrazioni illegali, è difficile applicare nello stesso tempo quella parte delle leggi dove dicono dobbiamo assicurare il confine, che non entrino quelli, sicurezza, la sicurezza. E dall'altro diritti. E no? diritti dell'uomo e così via. Questo è molto, quindi il bilancio trovare è molto difficile. Io questo so dalle persone che... Proseguiremo su questo punto perché ho anche altre domande da farle, ma vorrei dare la parola al professor Giuseppe Pascale. Ecco, adesione, allargamento dei Balcani occidentali, è un'illusione, una speranza oppure un progetto, una prospettiva concreta? Ecco, la sua valutazione su queste numerose problematiche che la questione dell'allargamento ai Balcani sta presentando. Allora, come in tutte le cose, direi che il meglio stat virtus, quindi dovendo scegliere tra le tre opzioni che lei mi ha proposto, direi che l'allargamento dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali è una speranza. Poi ovviamente, quindi non è certamente un'illusione, poi ovviamente bisogna distinguere, diciamo, tra i vari stati che compongono i Balcani occidentali, perché con alcuni di essi, diciamo, il processo di allargamento è in uno stato un po' più avanzato rispetto ad altri. Quindi anche, diciamo, volendo tirare le somme, direi che è una speranza che io credo che l'Unione Europea e soprattutto l'Italia, anche in considerazione della sua posizione geografica e dei rapporti storici che da sempre intrattiene con l'area balcanica, dovrebbero ben coltivare. Io credo che anche, diciamo, tutto quello che sta accadendo oggi in Ucraina, stato non membro dell'Unione Europea, ci debba insegnare qualcosa per il futuro. E anche, diciamo, guardando all'argomento specifico di cui si discute in questa puntata, cioè, diciamo, le migrazioni soprattutto lungo la rotta balcanica, io credo che l'Unione Europea trarrebbe maggiore beneficio da un eventuale allargamento ai Balcani occidentali, anche, diciamo, nella gestione delle politiche migratorie. Certo, poi rimane quello che, diciamo, gli ospiti più illustri di me hanno già anticipato prima, cioè le frontiere dei Balcani occidentali
implicherebbe, sarebbero le nuove frontiere esterne dell'Unione Europea, e quindi diciamo rimane da chiedersi se effettivamente tutti i paesi dei Balcani occidentali sarebbero in grado di difendere appunto queste nuove frontiere dell'Unione Europea, anzi forse difendere è un verbo sbagliato, diciamo di gestire, ecco, queste nuove frontiere esterne dell'Unione Europea. Quindi una speranza, ma diciamo qualche dubbio c'è, ecco. Una speranza concreta con qualche velatura, con qualche dubbio. Professor Cevolin, l'allargamento dei Balcani occidentali, diciamo l'equilibrio fra l'esigenza di sicurezza e quella del rispetto dei diritti umani è veramente un vero e proprio banco di prova per l'Unione Europea. E anche sul piano, diciamo, geopolitico, nei confronti di un'area, quello dei Balcani, che, come diceva Winston Churchill, produce più storia di quanta sia in grado di consumarne. Ecco, che cosa ne pensa? Ma, mi pare che la storia si siano messi molti a farne di più di quella che le istituzioni internazionali, l'Unione Europea, riescano, come dire, a macinare. Diciamo che tutti gli allargamenti sono stati una scommessa, però avevano dei profondi fondamenti, e anche questo dei Balcani, c'è il rischio di perdere i Balcani. Nei Balcani ormai ci fanno affari molti altri stati, e l'Unione Europea non è detto che mantenga l'appeal più elevato, e anche perché vediamo come nelle decisioni l'Unione Europea si sta comportando. Prima è stata chiamata in causa l'Ucraina, l'Ucraina è stato promesso di entrare a velocità abbastanza elevata, l'altro giorno c'è stato il vertice, nessuno si è sognato ovviamente di fare una data, si è solo lasciato dire a Zelensky che sarà in futuro per tenere alto il morale delle truppe. Sono molte promesse anche che non vengono mantenute. Prima anche è stato citato il fatto che l'Unione Europea non sappiamo se sarà in grado di digerire i Balcani, diciamo, o se sarà pronta per i Balcani. Ecco, su questo versante dobbiamo dire che la Unione Europea, per decidere a fianco degli Stati Uniti gli interventi militari in Ucraina, in un altro vertice, la Germania ci ha messo tanti giorni, ha fatto fino all'ultimo, la notizia non poteva essere data perché la Germania teneva fermo il veto sui propri carri armati Leopard anche per prestarli alla Polonia oppure per far addestrare e così via. Ecco, allora dobbiamo dire che non solo i Balcani devono essere pronti secondo per esempio i criteri di Copenaghen perfettamente, tutta l'economia avanzata e così via, ma anche l'Europa deve prepararsi ad avere una capacità decisionale maggiore e forse anche a sciogliere quello che è il problema vero dell'Europa, cioè che non è né uno Stato federale né una confederazione di Stati, e da un punto di vista giuridico, come jus publicista, non sappiamo dire che cos'è, se dobbiamo dire la verità, e quindi proprio per questo poi non riesce a prendere le decisioni giuste. Una sfida dunque a parti contrapposte che riguarda l'Europa e riguarda i Balcani occidentali. Matej Iskra, i problemi della rotta balcanica pongono così drammaticamente in evidenza il trattamento dei migranti, il rispetto dei diritti umani fondamentali. Ecco, dal suo punto di osservazione, ufficio rifugiati, quali sono i nodi principali nell'accogliere e gestire i migranti che arrivano in Europa dalla rotta balcanica? Beh, innanzitutto devo dire che insomma, c'è sicuramente un problema di controllo, come si è accennato, dei confini, ma c'è evidentemente un grosso problema più, secondo me, rilevante, appunto, della questione sui diritti, cioè nel senso che certamente la polizia deve poter fare una serie di controlli, deve poter verificare anche in parte chi entra, dall'altro lato deve farlo evidentemente con dei metodi che non prevedano
violenze fisico psicologiche nei confronti delle persone, indipendentemente violazione dei stessi diritti, esattamente, indipendentemente se poi queste persone si riveleranno richiedenti asilo o altro. E sappiamo che alcuni paesi, tra cui in parte anche l'Italia, ha collaborato invece a questa forma di questione delle, no? delle cosiddette riammissioni informali basate su degli accordi addirittura pre-Unione Europea, esattamente, perché si parla del 96, esattamente. Sì. Quindi diciamo che forse anche questo tema, se dobbiamo metterlo sul tavolo, sarebbe forse da affrontare sia in conferenze nazionali o meno, ma evidentemente nelle discussioni. Per quanto riguarda la questione della rotta, continuano gli arrivi, nel senso che dopo gli annunci più o meno... Ricordiamoci, nel 2022 sì, è aumentato notevolmente. Esattamente, ma continuano anche recentemente ad arrivare, perché abbiamo alcune informazioni che dicono che circa nel mese di gennaio sono arrivate circa 850 persone a Trieste, che sono più o meno lo stesso numero di persone che sono arrivate in 4 mesi l'anno precedente, quindi continua evidentemente ad esserci... Qui si pone un problema. Esattamente, c'è un problema evidentemente di gestione, c'è un problema anche politico, magari anche di questo parleremo un po' dopo, con evidentemente la situazione dell'amministrazione locale di Trieste, ma anche di altri organi che in questo momento si trovano in una posizione difficile, devo dirlo, nel senso che fanno degli annunci, poi non riescono a mantenerli, solo che questo, come dire, non è un problema da discutere, cioè il problema poi è con le persone che sono lì, ci sono 150 persone. Il concreto delle persone che devono sopravvivere. Esattamente, in questo momento, adesso questa mattina c'erano 2 gradi sotto, sono in teoria tra le 100 e le 150 persone in strada in questo momento, persone che avrebbero potenzialmente diritto a entrare nel sistema. Da Trieste passiamo a un livello più alto, quello di Bruxelles, quello dell'Unione Europea. Alcuni giorni fa, la settimana scorsa, la Commissione Europea ha presentato un suo piano d'azione, una lettera inviata ai 27 Paesi membri sulla politica migratoria, e che verrà discussa questa settimana dal Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo europei. Su questo tema, sui contenuti di questa proposta, ecco, vediamo questo servizio. In una lettera inviata ai capi di Stato e Governo dei 27, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato la proposta di un nuovo piano comune per affrontare l'emergenza migranti in vista del prossimo vertice dei leader europei. L'anno scorso, secondo Ylva Johansson, commissaria per gli affari interni dell'Unione europea, Bruxelles ha registrato 330.000 arrivi illegali di migranti. Si tratta del dato più alto dal 2017, anche se inferiore ai 500.000 arrivi del 2016 e ai 2 milioni del 2015. Sono state registrate 924.000 domande di asilo, il triplo degli arrivi illegali, a dimostrazione che moltissime persone oltrepassano le frontiere della casa comune in modo legale. Dai dati sono esclusi i rifugiati dall'Ucraina, con oltre 4 milioni e mezzo di persone cui è stata garantita la protezione temporanea. Va posta attenzione anche sul basso tasso di rimpatri dei migranti le cui domande di asilo sono state respinte. Ogni anno nell'UE vengono emessi circa 300.000 fogli di via, ma solo circa 70.000 persone vengono effettivamente rimandate nei loro paesi. La Presidente von der Leyen ha definito il piano per contrastare l'emergenza migranti una sfida europea che va risolta a livello europeo. Ora, ha aggiunto, è tempo di alzare la sfida per gestire il problema migranti in modo congiunto, con un nuovo equilibrio fra solidarietà e responsabilità. Il piano, comprendente 15 punti, verrà presentato al prossimo Consiglio europeo in programma il 9 e 10 febbraio. Tra i suoi elementi principali, illustrati specificatamente dalla commissaria europea agli interni Ylva Johansson, la protezione dei confini esterni, che potrà essere assicurata, come chiesto dall'Austria e da altri paesi, anche con la costruzione di barriere antimigranti fisse o provvisorie, anche se, al momento, queste non verranno erette con fondi comunitari. Diversi sono infatti i paesi membri che negli ultimi tempi hanno chiesto mezzi per recinzioni e muri. Comunque l'ipotesi di nuove barriere viene vista da Bruxelles con una certa riluttanza. Infatti la commissaria Johansson ha rilevato che la costruzione di muri non è una buona soluzione. Si prevede il rafforzamento della presenza di Frontex, la polizia europea, ai confini esterni e un più intenso controllo lungo le rotte marittime, con una maggiore cooperazione con le organizzazioni non governative e le autorità dei paesi d'imbarco.
sono previste delle misure concrete per aumentare e rendere più efficaci i rimpatri, attuando un'ampia gamma di strumenti per stimolare e convincere i paesi d'origine, con accordi economici, a riammettere i migranti. Uno dei nuovi pilastri è rappresentato dall'obbligo dei Paesi membri di agire in modo solidale, con l'avvio di nuove forme di ricollocazione e redistribuzione fra i singoli Stati europei. Anche se i ricollocamenti non saranno obbligatori, come chiesto dall'Italia, i Paesi che si opporranno alle redistribuzioni dovranno comunque finanziare i rimpatri. Il piano della Commissione, uno dei tanti varati sinora, ora dovrà essere approvato dal Consiglio europeo. Un nuovo inizio per l'Unione, ha rilevato la von der Leyen, ma la strada di un'efficace politica europea sui migranti, realmente solidale e condivisa, è ancora lunga. Ecco, Spitaleri, questo piano d'azione, questa lettera della Commissione europea sembra essere un compromesso fra le esigenze di sicurezza e quelle del rispetto dei diritti umani, fra solidarietà e responsabilità. Ecco, come giudicare queste proposte, le ultime di una lunga serie di proposte fatte dalla Commissione europea? Ecco, partirei proprio da qui, perché di piani o agende sull'immigrazione la Commissione europea ne ha presentate molte. Quindi diciamo che questa più che una novità è una riedizione di una strategia che si consolida negli ultimi anni e che ha alcuni capisaldi. La prima è il completamento del quadro normativo. La Commissione europea ha presentato tutta una serie di proposte che restano ferme sostanzialmente perché alla base c'è una diversità forte di opinioni tra gli Stati membri, primo fra tutti sui meccanismi di redistribuzione, tant'è che anche nell'ultima lettera non si parla di redistribuzione obbligatoria, si parla di ricollocazione volontaria e finora i tentativi di creare, è stato fatto in parte nel 2016, meccanismi di redistribuzione sostanzialmente ha avuto dei risultati molto limitati. Così come i numeri delle ricollocazioni volontarie dirette ad alleviare, diciamo, il carico di accoglienza che grava soprattutto su Italia e Grecia di primissima accoglienza, ecco, questi meccanismi di ricollocazione volontaria hanno dei numeri molto limitati, alcune decine di unità in qualche caso. Senza contare che poi ci sono stati come Polonia e Ungheria che di ricollocazioni obbligatorie o volontarie non ne fanno nessuna. Quindi è un punto che è destinato a avere, è facile prevedere che abbia dei risultati molto limitati. Secondo punto di questo piano, ultimamente rilanciato, rendere maggiormente efficaci i rimpatri. Ora non c'è dubbio che la gestione, come si diceva, di questo fenomeno estremamente complesso che dovrebbe conciliare controlli e diritti fondamentali è una cosa estremamente complicata. Fare i rimpatri è molto difficile, richiede la collaborazione degli stati di provenienza che normalmente sono stati in grandi difficoltà. Poi bisogna provare che arrivino da quei paesi, no? Esatto, e che hanno un interesse opposto, cioè normalmente sono di paesi di come dire, alleggerire la pressione interna agevolando l'emigrazione e poi anche beneficiando delle rimesse che i migranti fanno. Ottenere la collaborazione dei paesi terzi nelle riammissioni è una cosa estremamente difficile. I numeri di questi anni dicono che la proporzione di rimpatri... Abbiamo il non bellissimo esempio della Turchia, no? Dei mezzi, dei finanziari erogati dall'Unione Europea. Quello è stato molto discusso, molto ma discutibile, ma efficace. È stato di fatto lo strumento più efficace. I rimpatri, ben inteso, diciamo una cosa, una politica complessiva dell'immigrazione deve avere anche un sistema efficace di rimpatri, se no nel suo complesso non può stare insieme. Pensare di farne la priorità, come dire, non è trovare la soluzione a un fenomeno estremamente complesso. Solo per fare un esempio, ci si diceva stanno arrivando numeri significativi in questi giorni da Trieste, quei numeri significativi di persone sono persone provenienti soprattutto dall'Afghanistan. Questo è il dato più recente.
pensare pone, di poter si, rimpatriare. Si pone un problema di protezione umanitaria. Si pone un problema di protezione internazionale, perché vista la situazione attuale in Afghanistan è verosimile che numeri significativi di queste persone abbiano diritto alla protezione internazionale. Pensare di riuscire a rimandare coloro che non avessero diritto in Afghanistan, ma solo per farvi un esempio, perché poi stato per stato è la Siria, è il Pakistan, è il Bangladesh, è l'Egitto, cioè sono tutti i paesi dell'Africa subsahariana, è molto molto complesso, molto molto complesso. Io penso che il prerequisito di una politica dell'immigrazione efficace sia una politica estera efficace, che in questo momento è estremamente debole. Ecco, Perini, rapidamente, sinteticamente, una sua riflessione su questi nuovi accenni della politica europea in materia di migranti, di gestione dell'emergenza migranti. Francamente io penso che la lettera della von der Leyen agli Stati membri serva quasi soltanto a prendere tempo. Diciamo che mi sembra che voglia trovare un compromesso tra la posizione di quegli Stati membri che vorrebbero accelerare, come il nostro, come l'Italia, che vorrebbe accelerare evidentemente su certi temi, e per esempio la dichiarazione della presidenza svedese di turno dell'Unione Europea, che dice invece che per esempio già sanno che non riusciranno a chiudere durante il loro semestre e che forse sarà il semestre successivo. E così si rinvia. È ambigua quella lettera anche per quanto riguarda il discorso, e l'abbiamo visto poco fa nel vostro servizio, per quanto riguarda muri o comunque ostacoli allo spostamento delle persone. E quello forse preoccupa più di tutto, no? Perché i muri forse ne abbiamo anche troppi. Perché è sembrato in un primo momento che quasi quasi quella lettera della von der Leyen aprisse quantomeno alla costruzione dei muri, se non addirittura al finanziamento con fondi europei. Poi è stato subito smentito questo. Francamente io quello che penso è che non si possa pensare di fare una sorta di fortezza dell'Unione Europea se non si pensa anche ad una nuova politica di cooperazione allo sviluppo nel resto del mondo e nel vicinato in particolare. Su questo penso che siamo carentissimi, si fa poco, la cooperazione allo sviluppo si è prima fatta in modi che avvantaggiavano soprattutto le imprese dei paesi che cooperavano allo sviluppo, poi si è fatta con il sostegno al bilancio di questi paesi. Diciamolo pure, non si può entrare in particolari qui, ma non ha funzionato nemmeno quella. Oggi si parla di EU Global Gateway, che sembra più una risposta alla nuova via della Cina e alla nuova via della seta cinese, piuttosto che ad una nuova forma di cooperazione allo sviluppo che possa frenare le partenze, perché è questo che in prospettiva bisogna fare. Questo mi sembra che manchi. Ecco, Kraljevic, di muri ne abbiamo anche troppi, ricordiamo il reticolato non del tutto ancora smantellato tra Slovenia e Croazia. Sì, ma io volevo dire su questo a livello, io non sono ottimista, io penso che la situazione è grave e che sta peggiorando. Solo se guardiamo questi numeri di quelli che dovevano ritornare, perché è passata la procedura, parlo degli immigranti illegali, vediamo, ho visto anche i dati per 2021 e 2022, soltanto forse 15% ritornano. Questo vuol dire che tacitamente si accetta che anche la migrazione illegale è una cosa più o meno normale. Questo non va bene, perché poi anche come sociologo ho visto anche alcuni sondaggi, anche ricerche sull'integrazione. E adesso la Svezia è un esempio fresco, dove si vede di capovolgimento di politiche. Sì, questo vuol dire una gran parte degli migranti viene integrata, quindi il processo di integrazione funziona. Però
Ho visto anche alcune ricerche anche in Francia, anche in Italia, che circa il 15%, anche il 18% sono quelli, no, che no, non si possono integrare e non vogliono integrarsi. Questa è una cosa molto importante, perché quando dice il primo ministro svedese, dice noi non riusciamo a controllare più questo gran numero degli immigranti, e noi in Svezia oggi abbiamo problemi di assorbimento, di integrazione. Sì, noi abbiamo società parallele. Cosa vuol dire? Parallele, non c'è integrazione, si crea una nuova società nella società. E queste sono cose molto pericolose. Qualche anno fa la Merkel aveva parlato di fallimento della politica, sì, di integrazione. Allora, questo è quell'aspetto giuridico, quindi dobbiamo fare tutto di stipulare accordi con i paesi per bloccare già lì che non partono verso l'Europa, perché l'immigrazione legale è una cosa necessaria per l'Europa, perché la demografia europea è un disastro. Gli Stati Uniti non esisterebbero, sì, senza no, non questo. Può funzionare, però non parlo di questo, parlo di quella parte illegale dove entrano anche quelli che creano grossi problemi per l'Unione. E adesso abbiamo questa situazione in Svezia che hanno veramente riconosciuto, io questo seguivo già da 10 anni, però nessuno, almeno a livello europeo, faceva di questo un problema, però il problema c'era e adesso si vede che è scoppiato. Però io voglio dire che non c'è volontà politica, ma volontà politica è una cosa molto seria, perché tra l'altro sappiamo bene che tra gli immigranti ci sono anche rifugiati, ci sono sfollati. E dove è la responsabilità dell'Unione Europea nelle guerre? È enorme, però di questo non si parla, questo è un tabù tema, di questo non si parla. E questo, tra l'altro, bisogna aprire anche questo tema, quindi non soltanto parlare delle conseguenze dell'immigrazione illegale, però anche cosa succede prima. Dove è la responsabilità? E qui vedo che molti stati in Europa la pensano diversamente, quindi non c'è un consenso, e non c'è consenso anche su altre cose. Quindi questa è una cosa molto grave, e per risolvere questo problema non credo che questo potrà essere risolto con soltanto nuove misure, diciamo, amministrative e legali. Non basta, qui bisogna chiarire molte cose prima. Come diceva il professor Spitaleri, manca una politica estera, sì? Europea. Assolutamente. Professore, sì. Pascale, una sua valutazione su queste nuove proposte europee: potranno dare una risposta a questo enorme problema dell'emergenza migranti o rappresentano l'eterno compromesso? Allora, io ho letto la lettera inviata da Ursula von der Leyen ai governi degli Stati membri dell'Unione Europea. Permettetemi prima di tutto una piccola notazione, diciamo, di carattere puramente politico. Mi è sembrata una lettera con cui la Presidente della Commissione volesse sì effettivamente prendere tempo rispetto all'elaborazione delle nuove politiche migratorie, ma al tempo stesso mi è sembrata una lettera che politicamente faceva delle concessioni ai governi europei sovranisti. È chiaro, adesso possiamo fare l'esempio di Italia e Svezia. La Presidente del Consiglio italiana è andata di recente in Svezia, ecco, due paesi che hanno interessi, diciamo, non sempre coincidenti, anzi divergenti dal punto di vista delle politiche migratorie dell'Unione Europea, ma che sono governati appunto da che hanno al governo come partito di maggioranza, diciamo, dei partiti gemelli che siedono insieme anche al Parlamento europeo. Quindi l'impressione è quella di una concessione dal punto di vista politico ai governi sovranisti. Poi dal punto di vista giuridico, secondo me sono due o forse tre i punti maggiormente rilevanti che emergono dalla lettura della lettera. Innanzitutto il rafforzamento dei confini esterni, ne hanno parlato i giornali, ma non possiamo non ammettere che sia proprio come l'impressione di un invito quasi a costruire muri. È vero che poi la commissaria Johansson ha smentito, diciamo, questa idea della costruzione dei muri, però questo è quello che emerge leggendo la lettera. Adesso io sono un professore di diritto internazionale,
riconosco che non si possono senz'altro costruire muri tra i paesi membri dell'Unione Europea, questo è fuori di dubbio, però dal punto di vista del diritto internazionale chi può impedire ad uno Stato di costruire un muro sul suo territorio ancorché ai confini? Ecco, per essere più preciso, chi può impedire alla Bulgaria di costruire un muro ai confini con la Turchia, con i propri fondi? Ecco, questo è il punto poi a cui si arriva. Tutto ciò a cosa conduce? Conduce ad una sostanzialmente esternalizzazione delle politiche migratorie, cioè un trattenimento dei migranti, nel caso di specie, in Turchia, per evitare che poi arrivino in Europa e che ai migranti si debba applicare, diciamo, si debbano applicare tutti quei diritti di cui in Europa noi appunto siamo campioni, come se non si volessero estendere a questi migranti i diritti di cui noi che ci troviamo, non solo cittadini, ma noi che ci troviamo sul suolo europeo già godiamo. E attenzione, perché è vero che ci sono dei migranti economici, ma è anche vero che ci sono dei richiedenti asilo, cioè la Turchia è un contenitore di migranti che vengono dalla Siria, da un luogo in cui è in corso un conflitto. Quindi voglio dire, diciamo, è facile, insomma, è vero che il deal, lo statement, che poi non è un accordo, non so neanche come definirlo, tra l'Unione Europea e la Turchia è efficace, però forse dal punto di vista, diciamo, della tutela dei diritti non è quello il modo più corretto, ecco, di trattare queste persone, questi migranti. Poi, insomma, altri due punti, vado rapido, non voglio abusare del tempo a disposizione. Ecco, si vuole, diciamo, fare in modo che paesi che effettivamente non sono sicuri siano definiti da un certo punto in poi, in futuro, come paesi sicuri. Questo appunto per agevolare, come si diceva già prima, le politiche di riammissione, in alcuni casi le politiche anche di rimpatrio. Il punto, ecco, l'ultima cosa che volevo dire è che secondo me è significativo come da questa lettera non emerga alcun riferimento alla solidarietà, all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che proprio impone la solidarietà, auspica, diciamo, la solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione Europea in materia migratoria, solidarietà che appunto... Ecco, proprio su questo argomento volevo interpellare il professor Cevolin. Un eterno compromesso o una battuta d'arresto queste proposte europee che in qualche maniera lasciano nuovi spazi a barriere e a muri? Ma sono, diciamo, anche facendo la riflessione sulla Merkel, che pare una gigante rispetto agli attuali politici. In realtà anche la Merkel era famosa per i rinvii, per le decisioni prese alle 4 di mattina, per le situazioni rinviate. Ovviamente questi rinvii ormai sono sempre più frequenti, sono ormai conclamati, e allora dobbiamo prendere il toro per le corna vuol dire di vedere come mai non c'è una politica estera, come mai non c'è una difesa, come mai non c'è, e i motivi sono sottintesi. Poi però dobbiamo fare anche un'altra riflessione da parte degli Stati membri. Penso per esempio all'Italia. L'Italia proprio prima è stata messa in contrapposizione con la Svezia, ha l'esatto probabilmente interesse. E quindi l'Italia avrebbe invece proprio interesse ad avere la massima collaborazione europea, per esempio per riuscire a redistribuire un po' le migrazioni che arrivano. Se no, bisogna comportarsi in quello che tristemente chiamava Lucio Caracciolo il gioco del migrante, cioè che per esempio noi italiani facciamo sì che le frontiere sono permeabili e quindi passano attraverso il nostro territorio e poi vanno in Francia, in Germania, in altri posti dove sanno che hanno più interesse, più desiderio, più lavoro, più quello che volete. E quindi ecco come le ipocrisie poi in realtà siano un po' dall'una e dall'altra parte se non si affronta seriamente i problemi. Certo, ci sono problemi ormai più grandi forse delle migrazioni, quali la guerra, quali l'energia,
quali una crisi economica devastante che potrebbe crescere, per fortuna non è cresciuta, e quindi anche per questo motivo sono messe in secondo ordine queste decisioni, temo. Ecco, ovviamente sembra quasi un grande monopoli, un gioco da tavolo sulle teste dei migranti, se non fosse un problema estremamente drammatico, quella delle vite di queste persone che abbandonano i propri paesi. Ma sulla politica europea in materia di migranti, sentiamo quanto ha detto Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea, al recente incontro con l'ex presidente sloveno Danilo Turk a Gorizia. Sentiamo. Ti dici così non le gesteremo mai. È un altro dei discorsi molto semplici, no? O c'è un'unità a livello europeo, Dublino, l'accordo di Dublino, in cui dice che ci pensi il paese dove arrivano, è un'autentica follia, insomma, non ha mica senso, no? Perché un giorno arrivano dall'est, un giorno dal sud, chissà che non arrivi anche dal nord, e invece bisogna farlo assieme. E ci siamo ancora lontani. Voi avete visto che la presidenza svedese, il primo atto che ha detto, l'immigrazione non è nel nostro taccuino. Quindi ci dovremo rivedere prossimamente per trovare la soluzione. Ecco, Matteo Iscra, poi c'è un altro problema, quello del salvataggio in mare dei migranti nel Mediterraneo, del decreto sicurezza, del decreto italiano sulle ONG, che pone dei limiti molto forti diciamo, al soccorso e all'accoglienza dei migranti attraverso la rotta mediterranea. Sul decreto sicurezza e sui rapporti con l'ONG c'è stata anche una precisa presa di posizione del Consiglio d'Europa che ha criticato il governo italiano. Qual è la situazione? Ma diciamo che, come dire, l'estensore del nuovo decreto sicurezza in realtà è colui che aveva comunque in parte collaborato alla scrittura dei primi due, i cosiddetti Salvini, no? Quindi la traccia, l'idea è più o meno sempre quella, cioè limitare il più possibile il lavoro delle organizzazioni non governative o comunque delle organizzazioni che si occupano anche del salvataggio in mare dei migranti, con l'idea che questo in qualche modo limiti gli arrivi, cosa che in realtà sappiamo non essere vera perché se si vanno a vedere i dati si vede che in realtà l'80% degli arrivi, dei cosiddetti sbarchi, sono appunto sbarchi in autonomia, cioè fatti in condizioni terribili ma in totale autonomia. Quindi il togliere o comunque rallentare il lavoro delle ONG in realtà causa solo più morti e null'altro. Adesso questa cosa anche di, come dire, di obbligare le navi a un unico salvataggio e poi farle fare 4 giorni di navigazione, magari in condizioni meteo proibitive, è un aggravio sia Di fare solo un salvataggio alla volta. Esattamente, di fare solo un salvataggio alla volta e di dover ignorare tutto il resto, che tra l'altro è contrario alle leggi internazionali del mare. E portare queste persone magari a 4 giorni di navigazione perché si decide che il porto sicuro è La Spezia, e in realtà crea dei gravi danni, ritraumatizza le persone che sono sulla nave e che sono arrivate in condizioni terribili, sono state salvate in condizioni terribili, ed è evidentemente disumano, ecco, poi i profili legali li vedremo, Certo. però c'è sicuramente una volontà disumana e con, tra l'altro, un effetto minimo su tutta la Ecco, questione. professor Spitaleri, poi sull'altro fronte, quello degli arrivi terrestri, e non solo, c'è il problema dei cosiddetti respingimenti, le riammissioni informali, che vengono contestate dagli operatori umanitari, ma anche ci sono delle contestazioni sul piano giuridico. Infatti ci sono delle sentenze dei tribunali di Roma che considerano le riammissioni informali come non perfettamente legali. Ecco, io ci terrei a spiegare un po' in cosa consiste, no? Questa riammissione, cioè questa prassi che si è verificata di respingimenti a catena dall'Italia verso la Slovenia, poi dalla Slovenia verso la Croazia e poi dalla Croazia in Bosnia-Erzegovina, no? In questa sorta di game in cui così chiamato
ma che poi riguarda persone che nel tentativo di arrivare nell'Europa centro-settentrionale cercavano di arrivare in Italia e venivano via via respinte. Questa prassi ha creato dei problemi molto grossi dal punto di vista giuridico. Anzitutto riguardava anche i richiedenti protezione internazionale e questo era un limite, un problema enorme. La seconda questione è che alle persone respinte non veniva rilasciato alcun atto scritto in ogni passaggio di riconsegna ad autorità e questo contravvenendo a un altro diritto fondamentale che è quello di avere una tutela giurisdizionale effettiva laddove è necessario, che presuppone di avere un documento, la certezza che, di ogni decisione di ogni decisione, di un documento che ti dice questa persona è destinataria di questo provvedimento alla luce di questo provvedimento. Puoi eventualmente poter fare ricorso. Terzo problema, più tecnico, è che la direttiva rimpatri, cioè l'atto giuridico fondamentale dell'Unione che disciplina questo profilo, non consente espulsioni a catena, consente collaborazione tra Stati, ma se c'è una riconsegna, poi lo Stato che riceve, negli esempi che abbiamo fatto la Slovenia, dovrebbe farsi carico dei rimpatri. È stata preannunciata la ripresa di queste riammissioni, anche se correggendo un po' il tiro, cioè dicendo che non riguarderanno i richiedenti protezione internazionale, con le difficoltà di cui si parlava prima, perché le persone non è che girano con un'etichetta che le distingue a seconda che siano migranti. Ne ha parlato economici. Recentemente proprio il ministro dell'interno Piantedosi, che ha fatto una visita, un incontro a Trieste col comitato sicurezza. Sembra che non ci sia negli ultimi tempi la stessa disponibilità delle autorità slovene a riavviare questo tipo di prassi. Presentano delle criticità molto delicate per tutte le ragioni che ho detto. Ecco, ci stiamo velocemente avviando alla conclusione di questa nostra trasmissione, ma abbiamo alcuni manciate di minuti ancora per riflettere su questo problema delle riammissioni informali, dei respingimenti, della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo nel campo dei migranti, dottor Perini. Ma innanzitutto siamo stati per anni alle soglie di una procedura di infrazione dell'Unione Europea proprio perché gli hotspot, quindi i punti di prima accoglienza dove si deve fare lo screening, eccetera, non erano in linea nemmeno con le norme europee. Io ho l'impressione che, come dire, abbiamo navigato a vista ai bordi di questa procedura di infrazione e continuiamo a rischiarla ancora oggi, o addirittura rischiamo che diventi più pesante di quanto non potesse essere anni fa. Questa è la prima osservazione. E per il resto, io penso che vada anche fatta una grossa distinzione tra le rotte di transito e invece proprio, come dire, quella che può essere la diaspora da paesi anche di vicinato, perché alle volte non ci rendiamo conto della situazione d'insieme, diciamo così, e mi riferisco a cosa? Alla diaspora di giovani dai paesi dei Balcani occidentali, per esempio questo è un fenomeno del quale si parla estremamente poco. I paesi dei Balcani occidentali, chi più chi meno, hanno una perdita di popolazione giovane, soprattutto quella più formata, più in gamba, con le migliori capacità, che rischia di impoverire quei paesi in una maniera drammatica. Ecco, nel mentre ci preoccupiamo di rotte via mare, di rotte balcaniche, eccetera, preoccupiamoci anche di fare in modo di fuga di cervelli. Un'emorragia terribile dei paesi dei Balcani occidentali. Vediamo di fare in modo che si ponga un freno a questa diaspora dei giovani dei paesi dei Balcani occidentali, così come bisognerebbe fare in modo, so che è un lavoro lungo che richiede tanto tempo, fare in modo che migranti da determinati paesi vedano maggiori speranze nei paesi dai quali oggi
partono. Kraljevic, su questo tema. Su questo tema, sì. La Croazia negli ultimi 10 anni ha perso circa 10% della popolazione. Un po' aiutato all'entrata nell'Unione e adesso l'entrata nel Schengen potrà soltanto dare ancora una spinta. Campo libero. Sì, così che noi in Croazia adesso abbiamo, non abbiamo sufficientemente né dottori né ingegneri, né camerieri né cuochi, quindi professori mancano. Quindi noi abbiamo bisogno dell'immigrazione. E poi arriviamo a quei punti scottanti sull'immigrazione. Quindi da una parte succede questo. Io anche ho parlato e tanto scrivo anche in croato, ecco, gli articoli in Croazia. E io anche tutta la vita ho fatto il massimo prima di entrare nel Consiglio d'Europa e poi nell'Unione. Però ho detto, guardate, per entrare nell'area di Schengen e nell'area euro, che siamo entrati adesso, in tutte e due. È importante almeno arrivare alla media, diciamo. Europea. Sì, non possiamo entrare con le pensioni che la media 350 euro, in Italia sono 4 volte più grandi, in Belgio 5 volte, e così anche con il salario, con le paghe. Questa è una cosa importante, però c'entra anche con questo tema. Certo. E poi quello che non ho risposto prima perché non c'era tempo, è la conferenza a Trieste, allargamento, problemi dell'immigrazione e così via, però Serbia, Kosovo, è quello un problema che c'entra anche con questo. Ma quel problema, di quello che io lo seguo dall'inizio, non è un problema risolto, a mio parere. Anzi, si sta acutizzando, no, per certi aspetti. Perché io ho letto tutto, ho guardato anche la parte, anche la delibera del Tribunale Internazionale delle Nazioni Unite. Ma sappiamo che il nuovo accordo, la Serbia, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, è entrata come membro di pieno diritto delle Nazioni Unite. In quali confini? Quello sappiamo. No, senza Kosovo, con Kosovo, perché Kosovo era una regione. Ma immaginiamo oggi se un'assemblea di una regione approva la delibera di creare un nuovo Stato. Prendiamo il Veneto, prendiamo... Infatti paesi come la Spagna non sono molto d'accordo. Ecco, la Catalogna. Ecco, io la interrompo perché siamo a conclusione. Vorrei dare brevissimamente la parola al professor Pascale Cevolin. Se riuscite in 40-50 secondi a fare un'ultima riflessione conclusiva su questa grande sfida che spetta all'Unione Europea nei confronti dell'emergenza migranti. Professor Pascale. Velocissimamente. Sì, semplicemente vorrei ribadire che non si deve sottovalutare il problema della tutela dei diritti umani dei migranti, che sono appunto individui, a prescindere dal fatto di essere migranti, di essere in movimento. E la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prevede il diritto di ognuno di abbandonare ogni paese, incluso il proprio. È un diritto, diciamo, che in qualche modo anche noi dobbiamo aiutare a garantire, esaminando i casi di queste persone che premono alle nostre. Ah, si interrompe. Prego. No, dicevo che altrimenti, se non diciamo, permettiamo a queste persone di godere di questo diritto di uscita in qualche modo dal loro paese, poi finiamo con il violare anche, diciamo, il diritto ad un equo processo, la tutela giurisdizionale. Sono situazioni che vanno valutate singolarmente. Non è un buon metodo quello che abdichiamo come la Turchia e la Libia. Abdichiamo ai nostri stessi valori europei. Professor Cevolin, una manciata, proprio pochissimi secondi, una riflessione conclusiva. Proprio sul finire, sui rapporti Serbia-Kosovo, richiamo la crisi che c'è adesso, richiamo che c'è la KFOR comandata dal generale Ristuccia, che è un caro amico e che cerca di fare un ruolo che gli italiani dalla Seconda Guerra Mondiale in poi
avrebbero la capacità, cioè uno spirito di collegamento tra queste minoranze, tra queste situazioni di frizione e così via. Lo stanno facendo adesso gli italiani in Kosovo, comandando la KFOR. Dovrebbero fare questo gli italiani, però ho l'impressione che non sarà così, almeno in questo tema dell'immigrazione. Bene, si chiude qui questa nostra puntata di Meridiani dedicata a un tema così complesso, delicato e importante come quello dell'emergenza migranti in Europa e nei nostri paesi. Non mi rimane che ringraziare i nostri ospiti in studio e in collegamento e i telespettatori che ci hanno seguito questa sera. A tutti un cordiale grazie e buonasera.